Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Franca Salerno che vi parla, e da Dino Ceffoni, regista della trasmissione della Santa Messa. In onda oggi dal centro Giovanni Paolo II di Napoli. Ci troviamo a Loreto, in provincia di Ancona. Un luogo che ha visto negli ultimi 20 anni folle di giovani radunati alla presenza di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Loreto, che ospita la casa del Sì di Maria, è divenuta così l'emblema della spiritualità dei giovani e delle famiglie. È sulla sommità di un colle tra la Basilica e il mare, non posso. Qui Giovanni Paolo II ha voluto far sorgere un centro pastorale giovanile, rivolto sia verso l'Europa che verso il Mediterraneo. Lo ha immaginato come una gola per offrire ai giovani il giusto orientamento e incoraggiarli a pronunciare lo stesso Sì di Maria. La Piccionaria, che è una casa colonica, diventano qui un orto spirituale sotto lo sguardo della legge. Una capanna avvolge lo spirito e lo implica la preghiera. A pochi passi,